Allora, vediamo se ci sono ancora problemi. Vediamo. Allora, stavamo dicendo, c'è l'app Launcher che, da cui scarichiamo K-Timer. Vediamo se tutto funziona. Faccio il K-Timer e faccio l'Ubuntu, eccolo qua, aggiungi al carrello, poi si va nel carrello, anche se sembra che stiamo acquistando qualcosa, non stiamo acquistando assolutamente niente. Digitiamo la password. E niente, dopo facciamo subito partire. Anzi, iniziamo a far partire QGIS, però vedo che il grafico qua sotto è pieno, quindi aspettiamo. Questi sono la macchina virtuale va maltrattata bene, e quindi tenete sempre d'occhio il grafico qua sotto quando incomincia a scendere. Allora, facciamo partire il timer. Ok. New. Start. Stop. Remove. Non era timer. Era un altro programma. Stopwatch. Quindi installiamo un altro programma, sempre qua in strumenti. Stopwatch. Ok, aggiungi il carrello. Carrello. Installa pacchetti. Facciamo il quit da questo K-timer che era partito prima. Se vi interessa, schiacciate quit, schiacciate dettagli per vedere cosa sta installando. Ok, adesso in accessori abbiamo anche il stopwatch, che è quello che ho utilizzato anche ieri. Perfetto, mettiamolo. Sempre in primo piano, sempre sopra. Adesso facciamo partire QGIS. Ho preparato già praticamente gli shapefile già archiviati, e gli stessi shapefile li ho già archiviati anche in Postgre, quindi ho già creato anche due progetti che caricano direttamente questi shapefile, e dal database PostGIS, quindi mi basterà semplicemente lanciare i due progetti che ho già salvato. Come vedete, io sto usando la OSGeo 8 e ho su QGIS 2.8.1 perché ho provato a fare l'aggiornamento, l'avevo scritto nel forum, nella pagina Google Plus, che ho fatto l'aggiornamento tranquillamente e mi sono trovato tutto funzionante. C'è quel problema lì di Saga, però ho visto che probabilmente lo dovranno sistemare, anzi dopo lancio un'impostazione. Quindi ok, siamo pronti a far partire questo progetto, quindi OpenRecent farò prima partire shapefile e poi test PostGIS. Facciamo partire in contemporanea, non riuscirò a farlo in contemporanea, facciamo
Start, Project, Open Recent, Shift File. Non era partito lo start. Ieri ci ha messo 57 minuti e 57 secondi lo shape file e poi vediamo PostGIS, quindi caricare gli stessi shape file da PostGIS. Questo è semplicemente un test. Le motivazioni per utilizzare gli shape file nel geodatabase sono anche molte altre, però questa qua è quella più lampante, quella che presento quando consiglio di archiviare gli shape file in un geodatabase, in questo caso in PostGIS. Ecco, ci ha messo perfetto, stop, record, 0, 56 secondi. Adesso ieri l'ho aperto direttamente da qua, visto che ci ha messo un po' di meno, quindi facciamo uno nuovo e Open Recent, PostGIS, Start. Ok, sembra più veloce. Dovrebbe metterci più o meno la metà del tempo. Anche se in alcuni test ci metteva anche molto di meno. Ecco, sembra che ha quasi finito. Ok, stop. Record, quindi 32, ieri ci ho messo un po' di meno. E però comunque si vede che il tempo è la metà. Ok, allora cosa sono questi shapefile? Questi shapefile, che anche quando zoomiamo l'aggiornamento rimane sempre più veloce. Questi shapefile sono le zone di censimento, se vedete in Roma, quindi sono tutte le zone di censimento e sono tantissimi. Proviamo a vedere quanti dati sono. Hangout dovrebbe funzionare tutto tranquillamente, se non si blocca ancora la macchina virtuale, anche se dopo mi piacerebbe vedere di aumentare la RAM. Facciamo VirtualBox, vediamo quanta RAM è stata archiviata. Ah, questo qua è il Vaticano, io pensavo che era un buco. E adesso provo a aprire la tabella per fare il conteggio delle geometrie contenute. Sono tantissime. Ecco, sì, la memoria di base è 1 giga, quindi io sto lavorando come se fossi con un computer con 1 giga di RAM. Le geometrie sono 248.000. Adesso registratevi, vabbè, 3256. Spengo la macchina virtuale, condivido tutto l'intero desktop, così vi faccio vedere cosa sto facendo. Ok. Quindi spengo la macchina virtuale, chiudi sessione. Nascondi questo. Arresta. E adesso in VirtualBox lo apriamo in una nuova finestra, aspettiamo che finisce di spegnersi la macchina, facciamo impostazioni, in sistema, memoria di base, proviamo a mettere 2048.
Processore sempre 1, accelerazione ok. Beh, si cambia solo questo. Fate ok e riavviate la macchina virtuale. Adesso ci sta mettendo qualche secondo a partire. Sì, l'utilizzo di queste macchine virtuali è veramente molto comodo, soprattutto anche per provare i software e evitare di, come si dice, di installare e comunque fare degli aggiornamenti sulla vostra macchina, soprattutto per gli utenti di Windows e di Mac, si può avere un sistema operativo Linux completo direttamente sulla propria macchina virtuale. Allora, rifacciamo partire il cronometro perché voglio vedere se in effetti ci mette di meno avendo aumentato le RAM. Non sono sicuro, non ho mai fatto questo test, quindi lo vediamo in diretta. Ok, adesso apparirà ancora l'errore di saga. No, non parte più l'errore di saga. Facciamo project, open recent, facciamo test put stitches. Vediamo se la velocità migliora. Prima erano 32 secondi. Comunque